È finita. Il triplice fischio, gli azzurri che crollano a terra, il Meazza ammutolito. I 70.000 tifosi che fino all'ultimo secondo avevano spinto la nazionale ora si uniscono in un silenzio assordante. L'Italia sbatte contro il muro svedese, senza nemmeno riuscire a scalfirlo con quel gol che avrebbe garantito almeno i tempi supplementari. È finita, mai la chiusura di un incontro fu tanto amara per gli azzurri. Un dramma sportivo che giunge a quasi 60 anni dall'ultima volta, quando la sconfitta per 2-1 contro l'Irlanda del Nord sancì l'esclusione, ironia della sorte, proprio dal mondiale svedese del 1958. Ma se allora, 15 anni da una sanguinosa guerra civile, l'Italia aveva ben altre priorità rispetto al calcio, oggi la disfatta di San Siro è la fotografia di un paese confuso e alla disperata ricerca delle ragioni dei propri fallimenti, come si legge nei commenti del giorno dopo. Troppi soldi per giocatori e dirigenti, troppi stranieri, pochi investimenti sui giovani e sui vivai. Problemi veri o presunti di un'Italia in cui calcio e politica si mescolano e si confondono. A pagare per ora sono soltanto i senatori della squadra. Buffon, Barzagli e De Rossi salutano nel peggiore dei modi quella nazionale che solo 10 anni fa li aveva visti salire sul tetto del mondo. Tra lacrime e rimpianti lasciano l'Italia del futuro a molti giovani di talento. Primo fra tutti, quel Lorenzo Insigne, ieri rimasto in panchina. Toccherà a loro provare a far felici quasi 60 milioni di tifosi, magari facendoli rivivere dei momenti così.